Buongiorno granellini, sabato Buongiorno. 17 aprile. Sì, 17. Vedete che sono tutta ancora prima del caffè, no? Oh, questo è il secondo caffè. E niente, una pillola al giorno toglie tutto di torno, quantomeno crediamo. Granellini, sapeste il video di domani? Vi abbiamo detto che questa sarà la settimana Dedicata agli ai amici a pelosi. quattro zampe. E domani? Domani, luogo magico. Seguiteci. Intanto pesca la perla. Sì, tu già zuccherato, hai messo sufficiente zucchero, sì. No, no, te lo faccio amaro. E voi granellini bevete il caffè? Con lo zucchero, Più di con il uno latte. decaffeinato? Noi tutto vogliamo sapere, siamo curiosissime. Con un poco di schiuma? I granellini stanno aspettando la Sì, perla. i granellini aspettano la perla. Ma che perla, sì. Qua inizia a essere un poco vuoto. Urra. Qua ci vuole un altro goccio di caffè. Io intanto vi butto la pillola. Voi pensateci. Trovi una macchina del tempo, la useresti? Prima domanda. Uno dice: no, è finita la giornata, arrivederci. Quindi trovi una macchina del tempo, la trovi proprio tu, la useresti? Se sì, per arrivare dove? Puoi anche usare la fantasia. Grazie, che è tutta fantasia, cioè, è qualche ricordo. Sì, ma uno può anche decidere di andare da un'altra parte. Nel tempo, ma non nel tuo tempo passato, in un tempo passato X o futuro X. Com'è contorta questa donna? Perché non rispondi prima tu? Non è un problema, io aspetto. È sempre non essere mai il primo né l'ultimo, la via di mezzo. Allora, io vorrei tanto avere due viaggi. In verità ne avremo uno solo, ma definitivo, per quanto ne No, in sappiamo. questa fantomatica macchina del tempo. Allora, andrei sicuramente a fare una capatina all'era dei dinosauri, così posso vederli da vicino. Se non mi mangiano. Capite quanto è interessante questa donna? Voi la vedete bella, tranquilla? È una donna interessantissima. Certe volte mi sembra di non conoscerla. Cioè, tu vai nell'epoca dei dinosauri, ma hai capito quello che stai dicendo? Sì, perché sono curiosa, visto che abbiamo visto per adesso solo dei resti fossili o, se ci è andato bene, degli scheletri, e visto che i film americani ci hanno tediato, Jurassic Park, Ritorno a Jurassic Park, Jumanji, insomma, tutte queste cose così belle Che ha visto solo lei, perché scommetto che la maggior parte di voi non ha fantasmagoriche. mai No, visto le uno hanno scheletro, visto. una ricostruzione. Sì. Cioè Ecco, mi piacerebbe vederli da vicino. stare su qualche albero? Non lo Come fai a so, vedere un dinosauro da vicino? non lo so, cioè, ma anche distanza di 20 metri è molto vicino per un dinosauro, visto che è Ok. tipo un Quindi vedi sto palazzo di 3 piani. dinosauro e dici: vediamo se mangia verdura o Speriamo che se è mangi quelli che verdura. mangiano carne. Ok. Una volta che l'hai visto, shum. Sì, via. E come alternativa, secondo viaggio, andrei nel futuro. Che non so come sia, e quindi sono curiosa di andare a vedere com'è. Boh, 5.000, 10.000, 100.000 anni avanti? Chi lo sa? Ma sai che mi dà un senso d'angoscia come quando ho mal di pancia e devo andare. Mi dà un senso d'angoscia questa pillola. Mi sembra di sentirmi poco bene. Ma soprattutto le risposte che dai tu. Vabbè, sarebbero due cose che effettivamente non avrò mai la possibilità di vedere. Allora, vi dico che in questi 30 giorni, adesso siamo al numero 17, non solo stiamo conoscendo voi che ci state aprendo il cuore, ci state raccontando cose incredibili, ci scrivete privatamente. Ma io sto conoscendo lei e lei in parte sta conoscendo me. Ma soprattutto io sto conoscendo lei. Cioè, è una mente meccanù, come si dice? Insomma, è una mente Complicata. complicata. Quindi, userei, sai la tentazione Di di... dire no, non la userei.
Così te la cavi. E No, no, non in puoi. realtà la tentazione di usare una macchina, chi non userebbe una macchina del te veramente, ci vuole tutta, no? Però di solito le persone le usano per vedere, non so, non posso venire con te? Non penso. Almeno perché no, è una cosa singola, non la stiamo usando nello stesso momento. Non lo so, la domanda non c'è scritto questa cosa. Se tu Allora, vuoi io che. vorrei, sono molto curiosa della sua infanzia, che lei mi ha raccontato tantissimo, e ho sempre immaginato questa bambina che già da piccola aveva grosse responsabilità, che fondamentalmente avevano questa fattoria, che curava gli animali già da bambina, e il bestiame. Sarei curiosa di vedere, ma ragazza è bambina. E quindi sì, tornerei nel passato per vedere lei piccolina. Sarei molto curiosa. Anche di vedere come si relazionava magari con gli adulti, con gli altri bambini, in modo tale che se qualcuno poi si permetteva di fare qualcosa. E, sì, sarebbe una bella cosa vederti da piccola. Vedere com'eri e come hai fatto a diventare l'essere speciale che sei oggi. E, come tutti, penso di essere tentata di ritornare in vari eventi, in vari momenti del mio passato. Ma sono anche convinta che non cambierebbero il futuro. Ecco perché vorrei tornare a qualcosa che mi leghi sempre a lei, che finora è stato il mio futuro certo, importante e rassicurante. Tornare in altre fasi e in altri ambiti della mia vita non porterebbe a niente. Quindi sì, mi Oh, gioco questo jolly. abbiamo giocato. Ok, ce l'abbiamo fatta anche oggi, che è stato Sì! difficilissimo. E Quindi adesso, niente, granellini, voi granellini. la usate o non Questa la macchina usate? del tempo, dove andate? Perché? Avete queste idee incredibili come quelle di Maria Grazia? E conoscete Raccontateci. qualcuno che crede in questo genere di cose? Perché poi vengono fuori dei racconti veramente pazzeschi. Siete grandi, potenzialmente grandi scrittori voi. Avete delle capacità, ci state rendendo fiere di aver creato questo canale. È tutto così sperato. Quindi noi veramente vi ringraziamo di cuore. Sono proprio cose bellissime. Ah, aspetta, aspetta. Ehi, tu che stai guardando il video e non ti sei ancora iscritto. Che stai aspettando? Basta che. Forza, schiaccia, C'è iscriviti. account Gmail, fai iscriviti. Questo Non ci vuole niente. si arrabbia. A Poi te non finiscono cambia le niente pillole. e a noi sì. Ti Iscriviti. prego, iscriviti. Mettici un like, che è sempre una metrica della vanità, ma va bene. Visualizza, condividi. Fallo per me, perché questo vedi come. Occhio, che Occhio, posso eh. anche viaggiare nello spazio e vengo a cercarti. E con queste cose sapete perché Lingua di Polvere è chiuso sabato 17 aprile, che poi lunedì facciamo 4 mesi, a me piacciono tanto le date. Lunedì faremo 4 mesi di vita del canale. Mi raccomando, granellini, se amate gli animali, se desiderate venire qui in vacanza e portare il vostro animale, O se vi e dovete se addirittura vi trasferire. dovete trasferire, dite Oppure. dove lo metto questo animale per un po' perché la casa vacanze non lo accetta. Oppure se già abitate qua e volete anche andarvene in vacanza da qualche altra parte, a chi lo lasciate? Se non avete nessuno di tutto questo, se siete curiosi, Noi abbiamo la soluzione. abbiamo la soluzione. E È ve un la facciamo posto vedere. incredibile. Non ci abbandonate. Domani, dopo la solita pillola delle 13, alle 17, un vero reportage di cui siamo molto, molto orgogliose. Mi raccomando, iscrivetevi. Ne va della mia vita. Grazie, grazie infinite per tutti. A domani. Ciao, granellini. Ciao!